Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, sabato 30 maggio. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali sui giornali per evitare di essere troncati nella diretta come è successo ieri con questo 4G dannato che non funziona sempre benissimo. In attesa del 5G. Bene, si riparte tra le regioni, il titolo del Corriere della Sera, ma di tutti i giornali più importanti italiani, perché c'era una grande aspettativa ieri che gli stessi giornali alimentavano, perché i giornali fanno parte, no, del giornale unico del virus che insieme a Brusaferro, come dice qualcuno, ti portano, quando li senti tocchi ferro, tocchi papa, e in sostanza, tocchi papa, tocchi di legno, beh, in sostanza, si riparte tra le regioni e anche quelle del nord che venivano additate a essere gli untori del paese, beh, insomma, complici ovviamente anche i politici del nord che non hanno fatto nulla per dimostrare il contrario, beh, mi sembra che si riapra tutto. Ovviamente mercoledì, così si evita anche questo lungo ponte del 2 giugno, ma io sono stra felice. L'Europa riapre le frontiere, però esclude l'Italia, perché questa è l'altra conseguenza, che mentre noi riapriamo tutto, gli abbiamo creato talmente tanto casino che ovviamente gli abbiamo raccontato che la Lombardia è chiusa, gli abbiamo raccontato che non si possono fare gli aperitivi, gli abbiamo raccontato che la Sardegna vuole il patentino sanitario, gli abbiamo detto che c'è un tale casino in Italia dove ci sono morti che continuano, contagi che continuano. Cioè, un giornalista straniero che leggesse i giornali italiani, il giornale unico del virus, beh, insomma, direbbe: ma perché dobbiamo andare in questo covo di infettati? E tant'è che molti giornali stranieri, molti paesi stranieri, non aprono con l'Italia, aprono con il resto d'Europa, ma non con l'Italia. Geniale questa nostra politica di darci le tafazzate, sapete voi dove? Merlo dice: la colpa su Repubblica, la colpa è anche nostra se ad esempio la Grecia non apre l'Italia, per un semplice motivo, evidente, apriranno dal 1° luglio l'Italia per il semplice motivo che per esempio i governatori del sud non si fidano di quelli del nord, non vogliono che al sud vadano i lombardi, non riesco a capire perché un lombardo non può andare in Sardegna, non può andare al sud e potrebbe andare a Mykonos nel ragionamento della Grecia, visto che a differenza della Sardegna e della Calabria e della Puglia e della Basilicata e della Campania, voglio dire, Mykonos potrebbe riuscire a fare marketing in tutta Europa perché vorrebbe avere gente da tutta Europa che vada là con un bel volo EasyJet senza distanziamento, a differenza delle minchiate che facciamo noi in Italia, possa andare lì a Mykonos, in quell'orribile aeroporto in cui c'entrano soltanto quattro gatte, a differenza dei nostri straordinari aeroporti, che questo si può dire che in Sardegna e in Puglia abbiamo. L'unica cosa che io contesterei a Merlo è che lui mette soltanto una regione che non c'entra nulla, la Calabria di Jole Santelli, anzi che quando Jole Santelli voleva aprire i ristoranti gli hanno fatto un mazzo così, quando voleva riaprire la regione gli hanno fatto un mazzo così. Chapeau, chapeau alla signora Santelli che, a differenza di Solinas, suo collega di partito sardo, sta facendo qualche cosa per la sua regione e dice: benvenuti in Calabria, che è una straordinaria regione, certo, però diciamo, non è quella, come possiamo dire, quell'attrattiva turistica che ha la Sardegna, che stiamo distruggendo perché abbiamo un genio in Sardegna che cerca di fare di tutto per rendere complicato il già complicato modo per andare in Sardegna. Ma ovviamente queste cose non è che si pagano subito, si pagano nel lungo periodo, sono i piccoli alberghi che non si avranno meno prenotazioni, è l'incertezza di chi costruire una stagione, sono i grandi alberghi che non sanno quanta gente assumeranno, tutto questo perché noi abbiamo dei fenomeni cagasotto all'interno di questa grande categoria dei politici che da centro a sinistra a destra vogliono e approfittano l'idea di fare gli sceriffi, una cosa imbarazzante. Nel frattempo, altrettanto imbarazzante è il fatto che i giornali oggi non parlino di quello che sta succedendo nella procura di Bergamo. Voi che dite, le solite cose del CSM? No, non sono le cose solite del CSM. L'accusa, cioè il PM della procura di Bergamo, su un'indagine contro Inghiodi sul fatto che non ci sia stata sottovalutata l'epidemia nelle prime zone lombarde, ha sentito il governatore Fontana e il governatore Fontana ha detto: io la zona rossa non potevo farla, c'erano i carabinieri, c'erano l'esercito, cosa che disse anche Gallera a me in una trasmissione televisiva. E la PM che cosa dice? Che conoscerà la legge meglio di me e meglio di questi giornali unici del virus che hanno trovato un nemico che si chiama la Lombardia. Cosa dice la PM di Bergamo? Dice: la decisione di fare una zona rossa spettava al governo. Chiaro? Al governo. Abbiamo fatto 2 mesi di polemiche televisive, giornalistiche, sciacallaggi, quelli sì, veri, nei confronti di Fontana e di, come si chiama, di Gallera, perché dicevo: voi non avete aperto non avete chiuso la zona rossa perché vi avevano chiesto gli industriali di continuare a lavorare, a fare affari, cosa che peraltro mi sembra una richiesta legittima, ma in realtà mettono insieme questa richiesta, che non so se ci sia stata, con i morti incredibili della Lombardia. Quindi Fontana, tu non hai voluto fare la zona rossa mentre l'avresti dovuta fare, avresti salvato i Lombardi. Mi sembra che Rai 3 abbia detto in televisione pubblica, lo ha scritto Sallusti, che si parla di genocidio sanitario in Lombardia. Toc toc!
Qual è il genocidio sanitario se il PM stesso dice che la zona rossa l'avrebbe dovuta fare il e quindi uno dei capi d'accusa fondamentali nei confronti di Fontana e di Gallera è quello di fare il genocidio sanitario perché non hanno fatto la zona rossa, ma la zona rossa non potevano farla loro? Boh, non lo so, io non riesco a capire. Ovviamente i giornali oggi ne fanno una piccola, come posso dire, un piccolo trafiletto. Dopo 2 mesi che hanno cercato di trovare un colpevole della Lombardia, oggi quando il PM, cioè l'accusa, dice non dovevate farla voi, dice quello che tutti sapevano, beh, insomma, in questo caso vengono fatti pochi trafiletti sui giornali. Complimenti alla, diciamo, onestà intellettuale della nostra categoria. Nel frattempo, ovviamente il Fatto rimane sulla sua linea, dice sbaglia sia la Lombardia sia il PM. Cioè, sia il PM, la PM ha già assolto Fontana, ma la legge smentisce tutti e due. Quindi il PM, voglio dire, il Fatto Quotidiano conosce la legge meglio del PM o devo pensare che il PM sia in qualche maniera connivente con Fontana. Cioè, i giornalisti del Fatto conoscono la legge meglio del PM. Benissimo, ne prendiamo atto. D'altronde stiamo parlando del giornale che è l'unico oggi al mondo occidentale, forse c'è qualche corrispondente in Iran o in Afghanistan o qualche corrispondente, diciamo, del Venezuela di Maduro, che può dar ragione alla tesi di Davigo tra oltre al Fatto, cioè che non può, cos'è che dice esattamente Davigo? È un errore aspettare le sentenze, perché, e vedete come la mette Travaglio il Fatto, cioè è un errore aspettare le sentenze, nella vita è certo che è un errore aspettare le sentenze, se io invito a casa chi mi pare a me, chi mi sta simpatico, potrebbe non aver anche commesso dei reati per non essere invitato a casa mia, cioè l'assurdità della metafora di Davigo, del giustizialista principe Davigo, è che lui dice se qualcuno viene a rubarti a casa e tu lo vedi che esce con l'argenteria, è chiaro che non aspetti una sentenza per non invitarlo a casa, ma potrebbe anche non rubare a casa uno che io non invito a casa, mi può stare anche sulle balle, io Travaglio non mi ha rubato, non lo inviterei mai a casa, Davigo non lo inviterei mai a casa, non mi hanno rubato a casa mia, ma questa è la sfera, come posso dirvi, degli affetti privati. Lo Stato, come prevede la Costituzione, ha un'altra sfera che non è degli affetti privati, e io se mi fanno un torto non posso uccidere la persona che mi ha fatto torto, non la posso menare, non la posso incatenare, non posso fare con il poliziotto di Minneapolis che lo strangolo e lo soffoco, perché esiste la legge e quindi ci sono i processi e non c'è la giustizia sommaria che pensano Davigo e quelli del Fatto, ma comunque è una cosa complicata da spiegare a quelli che vogliono sempre aver ragione, perciò hanno ragione su Davigo come c'hanno ragione se la PM di Bergamo dice che non c'era bisogno di fare la zona rossa. Comunque è inutile convincere quelli che non mi vogliono ascoltare, mentre voi immagino vogliate ascoltare. Io per esempio ho ascoltato la lettera di Mattarella che ha scritto ieri sul CSM e dice bisogna fare una riforma del CSM, la deve fare il Parlamento, non posso sciogliere io il CSM che è il parlamentino che autogoverna i magistrati. Inammissibile, dice, tuona il Presidente della Repubblica la commistione tra politici e magistrati. Ragazzi, a me questa cosa mi fa... quando si parla del Presidente della Repubblica bisogna stare calmi. Io la trovo incredibile la bolla di ipocrisia del Quirinale. Incredibile! Che staremo tutti là, staranno tutti là a festeggiare il 2 giugno. Chissà se c'è la festa della Repubblica al Quirinale, tutti quanti quelli che contano, tutti i grandi giornalisti, tutti i grandi imprenditori saranno là nei giornali, come si chiama, nei giardini del Quirinale. Ci saranno i quirinalisti, ci saranno quelli che contano e tutti che si scambiano le tartine tricolore. Però si potrebbe dire, a Quirinale, ma che stai a dì? Ma che stai a dì? Io non capisco niente di diritto costituzionale, niente, quindi probabilmente i tuoi tecnici avranno ragione. Quando mi parli di commistione tra politici e magistrati, la Costituzione prevede l'istituzione di un CSM nel quale ci sono politici e magistrati, e quindi la commistione esiste già purtroppo in quella idea per cui la politica insieme alla magistratura, insomma, hanno una certa commistione. Ma io non voglio entrare su robe di diritto costituzionale, voglio entrare su un'altra cosa, una domanda semplice, semplice a Mattarella. Perché un anno fa, caro Presidente della Repubblica, quando le intercettazioni hanno riguardato 5 membri del CSM di destra o di centrodestra, gli avete fatto un mazzo così e questi si sono dovuti dimettere? E ora che le intercettazioni non riguardano tutto il CSM, ma 2 esponenti del CSM di sinistra, di super sinistra, questi non si dimettono? Semplicemente la risposta te la do io, caro Presidente della Repubblica, perché cambiando quei 5 del CSM, il CSM è diventato di sinistra, cambiando questi 2 oggi del CSM ritornerebbe equilibrato e quindi nessuno gli fa un mazzo così, perché oggi se indagano uno di destra è un colpevole e si deve dimettere, come i 5 del CSM della volta scorsa, e se indagano uno di sinistra, come i 2 del CSM di oggi, non si devono dimettere perché c'è il garantismo, non si può cambiare il CSM, bisogna fare la riforma costituzionale. Pippe! Tutte pippe! In un anno non hanno fatto nulla e non faranno nulla! E poi oggi c'è la bellissima intervista del Presidente del Senato, la Casellati,
che dice le cose che ha sempre detto, e cioè separazione delle carriere, no all'obbligatorietà dell'azione penale, riforma del CSM, tutte le robe che abbiamo sentito milioni di volte, non la faranno. E questa riforma della giustizia in parte è anche colpa del centrodestra, che non ha mai avuto le palle di portarla fino in fondo. Chiaro? Parliamoci chiaro, chi tocca i magistrati muore, sono i fili più importanti, politicamente intendo ovviamente, sono i fili più importanti del potere, posto che molti dei magistrati, secondo me, sulla separazione dei poteri, sulla separazione delle carriere, oggi sarebbero e verrebbero su una più miti consigli rispetto al passato. Comunque, questa roba della Mattarella che scrive dopo le inchieste della Verità mi sembra una rispottina, un brodino caldo. Fate la riforma della giustizia, sì, gliela fidiamo. No, a quello che dice, dopo che sono stati scarcerati 400 boss mafiosi, più o meno boss mafiosi, che dice, ma io che cosa c'entro? Proprio un decreto per farli rientrare in carcere, quindi se lui non c'entrava nel farli scarcerare, c'entra nel farli rientrare. Ecco lì, è tutto così, cioè vale tutto, io mi chiedo perché non si parla dei due membri del CSM, uno di questi ha raccomandato il figlio a un'università a numero chiuso in Albania, ha chiesto la raccomandazione, l'altro ha chiesto ancora più ridicolmente i biglietti per lo stadio e ha chiesto che il fratello venisse avvantaggiato, e tutti e due querelano, minacciano querelano. Io non so se l'hanno fatte veramente queste cose, ma mi chiedo, ma perché? Quelli di prima lo sapevano se l'avevano fatte veramente? C'è un giudizio nei confronti di quelli di prima? No, ma si sono dimessi. E perché questi non si dimettono? Perché? Perché cambierebbero gli equilibri del CSM e quindi i prossimi grandi presidenti di Cassazione, presidenti di Tribunale, presidenti delle procure, li fanno questi di sinistra e non il CSM equilibrato di ieri. As simple as that, direbbe un americano della McKinsey, che incasinerebbe la vita anche dell'azienda più perfetta. Nel frattempo parla il governatore della Banca d'Italia Visco. Io vi devo dire la verità, che rispetto a tutte le pippe retoriche che ho sentito nella mia vita di Presidente della Repubblica, di governatori, beh, quella di Visco questa volta, più che pippa retorica, qualche sostanza meno retorica interessante ce l'aveva. Sul giornale, più tardi lo metterò anche sul sito, parlerò della questione che riguarda le disuguaglianze affrontate da governatore Visco, che è una parola che mi fa venire allergia, ma raccontata come la dice Visco è una cosa vera, perché oggi se tu fai il lockdown e tu rendi l'Italia più povera, rendi più poveri e più disuguali gli italiani, questo sì fa male. Rendere più poveri rende disuguale un paese, non renderlo più ricco. E questa è una cosa che non gli va in testa a questi comunisti, non Visco, intendo, dei nostri pensatori economici. Manca oggi sul Corriere della Sera, ribadisce come tante volte il governatore abbia parlato della parola efficacia, che nel linguaggio falpato di Palazzo Chigi, di Palazzo Cocco, dove c'è la Banca Italia, vuol dire che non basta fare un titolo a un decreto, deve essere efficace, deve essere concreto. Sempre sulla concretezza ne parla Tamburini, perché dice quando insieme ce la faremo, pensate un po' voi, il governatore della Banca d'Italia dice quando dicono insieme ce la faremo, non si è detto con ottimismo retorico. Grandissimo governatore della Banca d'Italia. Sì, oggi ve lo devo dire, a me il discorso del governatore della Banca d'Italia mi è piaciuto, perché ha tolto la retorica, ha detto insieme ce la faremo, è soltanto un cacchio di modulo retorico, invece bisogna farcela veramente, bisogna essere concreti e pragmatici. La disuguaglianza, soprattutto nella povertà, è grave. Pubblica titola un avviso a Conte, ma insomma io non l'ho visto tanto un avviso a Conte, un avviso a tutti quanti noi, e invece anche la critica che fa il Tempo con Bechis, dicendo che il governatore non sa quello che succederà nell'economia nei prossimi mesi, mi è sembrata una cosa ragionevole. Vi ricorderete quando la regina Elisabetta chiese agli economisti nella crisi del 2008, ma scusate ragazzi, ma voi che ci state a fare se mi fate sempre una testa così e una capa tanta e non mi avete spiegato che sarebbe arrivata la crisi nel 2008? E loro alzano le braccia e dicono, non lo sapevamo. Ecco, gli economisti capiscono poco delle crisi, cercano sempre di proteggerci dalle crisi con dei materassi che non servono assolutamente a nulla, come dimostra il caso del lockdown. Diranno è un caso eccezionale, come i subprime erano un caso eccezionale. C'è sempre un caso eccezionale che sfugge agli economisti, perché grazie a Dio il mondo è vario. Vespa ci spiega oggi sul Quotidiano Nazionale e sulla, non solo però, lo leggo anche sul Mattino, che sul fondo salva stati è giusto che ci siano degli impegni che l'Italia prende, è come uno stato avanzamento lavori, se voi avete un piccolo progetto edilizio, e quindi vi pagano ogni volta che i lavori vanno avanti, che mi sembra, conoscendo l'Italia, una cosa buona e giusta. Mattia Feltri si occupa della questione di Trump, di Twitter, dicendo attenzione, capisco che vi facciate una risata contro Trump perché vi sta sulle balle, ma l'idea che questi di Twitter debbano fare delle censure a priori, beh insomma
insomma è piuttosto rischioso. Adesso ve la metto così semplice perché il pezzo, devo dire, è complicatissimo, nel senso che basta in 20 righe, cioè io ogni tanto non lo capisco, Mattia, non lo capisco nel senso non di quello, di quello che scrive, mi sembra di aver capito che la pensa come me e dice che le censure da parte di queste aziende, che private sono ma private di fatto non sono, beh insomma sono sempre complicate. Gli italiani portano i soldi soprattutto in Svizzera, diceva ieri Il Sole 24 Ore, oggi lo riprende Il Libero Quotidiano, dicendo che sono alla ricerca di un safe haven, di un paradiso, di un posto al sicuro dalla patrimoniale. Vorrei segnalare a tutti i nostri zuppanti che qua c'è poco da stare al sicuro, perché se i soldi li porti all'estero e poi li dichiari nel tuo quadro RW, che è un quadro di dichiarazione dei redditi, certo, se li porti all'estero con il sacco di juta e nessuno ti becca, allora a quel punto sei un evasore fiscale e stai a fare lo spallone, e poi soprattutto nelle banche svizzere devi stare attento perché te lo segnalano in Italia. Ma comunque sia, se li, con un bonifico li porti dalla banca italiana alla banca svizzera, ragazzi, la patrimoniale ti becca anche là. Vi dico soltanto che se tu compri una casa in Svizzera paghi l'IMU in Svizzera, cioè l'IMU italiana comunque la paghi sul tuo, sulla tua casa svizzera, non si chiama così, c'è un modo per compensarla con quella che paghi in Svizzera. Insomma, chi volesse portare i soldi italiani dall'Italia alla Svizzera, oggi il pezzo di Libero racconta il fenomeno, ma secondo me non racconta il fatto che purtroppo non si evita la patrimoniale, perché capisco che la potrebbe anche fare Bonafede e Castelli, o pensa un po' Villarosa, affidiamo la patrimoniale a Villarosa. Allora, pur affidando la patrimoniale a Villarosa o suo fratello, quello della finanziaria, anche a loro non sfugge l'idea che dovrebbero tassare liquidi e patrimoni detenuti attraverso l'RV. Chissà se le capiscono queste cose. Beh, penso di sì, qualcuno gliele spiega. Anche perché gli italiani sono bravissimi, i nostri funzionari, a beccare, a prelevare i soldi, a darli, mettono tante di quelle complicazioni che non ve li daranno mai. Infine, la battaglia di Minneapolis, la storia la conoscete, il ragazzo di colore che viene ucciso da un poliziotto, che però aveva avuto altri 10 casi di violenza che aveva commesso nel passato. Cioè, questa è una storia stra-americana. Poi ovviamente gli americani la vedono su un fatto razziale, gli italiani indugiano su un fatto razziale. Vi segnalo due cose dal punto di vista politico-razziale, perché c'è sempre questo angolo che vogliono dare i giornali italiani. Primo, questo poliziotto è stato neanche indagato nel suo primo omicidio, che avvenne anni fa, da quella che doveva essere il vicepresidente degli Stati Uniti e la donna che avrebbe scelto Biden come sua vicepresidente nella corsa alla Casa Bianca. Cioè, chi corre alla Casa Bianca ha preso una vicepresidente. Questa vicepresidente è una donna bianca che faceva il procuratore, e che lo stesso poliziotto che oggi ha ucciso un nero, secondo quelle immagini che voi avete visto, era stato accusato 10 anni fa di aver fatto la stessa cosa e non l'ha manco indagato! Non l'ha manco indagato questa signora! E quindi probabilmente la sua corsa alla Casa Bianca, da democratica, non da cattiva repubblicana trampiana che ama le armi, da democratica, questa non potrà correre. Secondo, il capo della polizia di Minneapolis è un signore di colore, non veniva da 100 anni. Terza questione, il sindaco di Minneapolis è questo straordinario, diciamo, Woody Allen, libertario e diciamo de sinistra. Allora, ci sarà uno scandalo pazzesco, vi prego soltanto risparmiateci il bias, l'orientamento politico razziale, no? Risparmiatecelo, cari giornali italiani, il trumpismo, i repubblicani contro i neri, il profondo sud, governati da sinistra, indagati da sinistra e con un capo della polizia di colore. Quindi lasciamo perdere per favore tutte le minchiate, si tratta di quell'America per cui la polizia, il braccio violento della legge, direbbe qualcuno. Ancora a vedere il vostro schema Ponzi quotidiano, sei proprio dei ladri senza vergogna. Benissimo, io vi do un saluto a tutti quanti voi, vi do come sempre appuntamento sul sito nicolaporro.it, e poi per il resto ci vediamo domani con la zuppa di Porro. Ciao.